economico. Condotta presente, e mi collego a questa vicenda triste, e però mi ha stimolato, non sarei voluta intervenire, però quando un consigliere della sua stessa forza politica cerca di minimizzare l'accaduto come un semplice fatto domestico, a me un pochino, insomma, questo dà fastidio, perché penso che tutti meritino rispetto, però si debba anche essere in questa aula un po' con un atteggiamento di coerenza, perché non è che, insomma, a seconda delle circostanze, a seconda di chi si è colpito, si possano misurare le situazioni con due pesi e due misure. E non posso, e non penso che si possa, da donna soprattutto lo dico, sostenere spesso il rispetto della donna, l'appello alla pace, l'appello ad una serenità del nostro vivere civile anche all'interno della famiglia, e poi magari portare avanti certe condotte e minimizzarle dicendo che sono ed esclusivamente un fatto domestico. Non lo sono, perché comunque se evidentemente coinvolgono un personaggio politico, noi è vero, siamo degli esempi in quest'aula, e se siamo degli esempi, cioè questi esempi che magari possono essere negativi vanno stigmatizzati a prescindere, insomma, e non perché magari appartengono alla propria forza politica tutto debba essere minimizzato, però magari su altri fronti si è fatta la guerra, si sono fatti tanti articoli sulla stampa, si è portata avanti sulla gogna mediatica, si sono portate avanti sulla gogna mediatica persone che magari, insomma, non avevano assolutamente neanche un ruolo pubblico. Insomma, a me dà fastidio molto questa ipocrisia, oltre che ovviamente la violenza, soprattutto nei confronti di una donna. E poi c'è la condotta futura, perché, ma poi lo affronteremo quando ci sarà il comma apposito. Mi spaventa un po' questo approccio che abbiamo a scaricare comunque la responsabilità del nostro agire, o comunque, insomma, la misura del nostro agire parametrata a quelle che sono delle disposizioni normative di questo, insomma, evidente codice di condotta. Cioè, non possiamo assolutamente, insomma, spogliarci dalle nostre responsabilità, perché comunque queste fanno parte, e mi associo e condivido quello che poco fa diceva in modo anche molto molto diretto e anche sentito il consigliere Sandra Giardi. Non c'è norma che ci ispiri, che ci conduca, che ci disciplini la nostra etica. Cioè, o ce l'abbiamo nel nostro essere, nella nostra vita, nelle nostre azioni, oppure veramente, insomma, noi possiamo fare anche la norma più perfetta, ma ci sarà sempre l'occasione per raggirarla e portare avanti un agire che non è assolutamente quello rispettoso di un'etica personale. Quindi facciamo attenzione, cioè non pensiamo che se faremo un codice di condotta avremo un alibi e a prescindere saremo degli uomini perfetti o delle donne perfette. Anzi, io penso che continueremo veramente ad essere persone umane che hanno tutti i nostri limiti, abbiamo tutti i nostri limiti, ma sicuramente in quest'aula non siamo i migliori della società, del nostro paese, della nostra comunità, perché purtroppo, e l'abbiamo, insomma, evidenziato anche nelle nostre azioni, spesso e volentieri non siamo dei buoni esempi. Facciamo veramente attenzione, insomma, su quelle che sono le nostre azioni. La nostra funzione legislativa va benissimo, però, insomma, penso che l'appello all'etica di ognuno di noi veramente siamo i primi a dovercela fare su ciascuno di noi. Io mi fermo, ci tenevo a